Bene, sono Filippo Arcelloni e all'interno di questo progetto mi occuperò della parte di corso legato alla lettura del libro all'interpretazione. Che differenza c'è fra leggere e interpretare? Molto semplicemente possiamo usare una metafora: leggere è fare un quadro in bianco e nero, interpretare è aggiungere dei colori. In base ai colori che voi mettete in questo quadro, può assumere un tono gioioso, un tono cupo e un tono allegro. Le tecniche che utilizzeremo saranno tutte tecniche di lavoro non frontali, ma di interpretazione, quindi saremo tutti, anche io, assieme a cercare di giocare e di divertirci per fare questo percorso. La cosa più importante sarà sicuramente che ognuno di noi scelga un testo che ci è vicino, che ci piace, che ci fa piacere interpretare, perché la base della lettura, della narrazione, e anche il divertirsi, altrimenti perché mai dovremmo farlo? Una volta che noi avremo scelto il testo, incominceremo a scomporlo, perché il testo è come se fosse composto da una colonna vertebrale, da uno scheletro, ed ogni punto avrà un suo nuovo titolo. Esempio, Biancaneve. Biancaneve, 7 anni, è il titolo del racconto, ma noi possiamo incominciare a fare una introduzione, e poi il secondo capitolo è Biancaneve, e il terzo capitolo è La strega cattiva, e via, man mano scegliamo di fare questi piccoli capitoli ed ogni capitolo poi verrà, come si dice, esploso ed esplorato e lì giocheremo ad avere tante, tante possibilità. Andremo anche a esplorare delle situazioni differenti per immaginare questo racconto. Ad esempio, non solo lo dividiamo in capitoli, ma poi facciamo anche come uno storyboard di quello che succede dentro il capitolo. Lo storyboard vuol dire anche mettersi a schizzare la stanza dove si svolge un avvenimento, ad esempio, come sarà la casa dei 7 anni, anche se poi dopo di questa cosa non se ne parla nel racconto, ma ci aiuta ad avere un'atmosfera, forse c'è una luce violenta, una luce che filtra, è tutto in ordine, è tutto in disordine, c'è puzza, ci sono piatti che non sono stati levati, tutte queste cose ci permettono anche poi di raccontare come sono fatti e come vivono i 7 nani e che rapporto possono avere con Biancaneve. Quindi non è solo quello che leggiamo, ma è tutto quello che non leggiamo che ci aiuta ad avere una maggior consapevolezza del testo che stiamo affrontando. Perché ricordatevi che ognuno di voi può raccontare la stessa storia, ma la interpreterà sicuramente in un modo, in un pensiero e con dei toni differenti. Quindi, se volete venire, io sono qui e sono molto lieto di partecipare con voi e di sperimentare anche su me stesso il percorso che stiamo preparando.